guardando, bancarelle più belle del mondo, quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo a Stellina. Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dillo a Stellina. Come vedete ho un forcone, non lo so. Però sono a Teramo Comics e quindi mi hanno dato questo. Vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 20 su Super J canale 16. Il numero WhatsApp 351 75 32 450, la mail di lastellina@superj.it. Adesso siamo con due amiche. Vi do il forcone, si chiama così? La lancia di Longino. La lancia di? Longino. La lancia di Longino, quindi scusate. Poi anche voi al Teramo Comics. Tu sei il personaggio? Rea Yanami di Evangelion. Allora Rei, come ti senti connessa per la prima volta allo 01? Avverto l'odore di Ikari. Makima di Chainsaw Man. Bellissimo. La prima volta che vengo... a Teramo, insomma, quindi... Tu di dove sei? Di Avezzano. Va bene, anche tanto lontano. Tu? Avezzano anch'io. Avezzano, quindi vi siete spostati dalla Marsica e siete venuti verso Teramo, ma già vi siete vestiti così durante il viaggio? Sì. Nessuno mi ha fermato, mi ha detto... No. Va tutto bene. Va bene, ragazze, grazie e buon Teramo Comics. Grazie. Grazie a voi. Siamo con Giuseppe, mio omonimo, lo ritroviamo in arte di fumettista che non sapevamo al Teramo Comics. E infatti non lo sapevo ancora, eccolo qua tutti i lavori che faccio ogni santa volta. Cioè, come vedete c'è Johnny Depp, abbiamo fatto Piani dei Caraibi, che ho impiegato un anno, quasi una giornata intera a farlo. Abbiamo tante altre cose, più anche novità col punto. Abbiamo portato qui Turning Red, dal cartonato nuovo della Disney. Ho provato a riesercitarmi per quante volte l'ho visto e è stato difficile, ma alla fine ce l'ho fatta con bozzetti, che si parte prima da un punto base con i bozzetti e tutto e poi fino ad arrivare a un successivo che è il definitivo. Come potete vedere, si arriva a ottenere buoni risultati anche con incastrazione e colori, che utilizziamo per colori questi tipi che sono... Come simili ai Topic, che però non so i Topic, sono una sottomarca, che quando si va a colorare, una volta terminato il disegno con le incastrazioni e tutto, si va a ricolorare con questi tipi qua, basandosi tipo anche sui tipi di carnagione e anche sui tipi di colori su chiaro e scuro e tante altre cose. Diciamo un hobby, ma un hobby che pratichi quotidianamente. Quotidianamente è un hobby, una passione che coltivo da un sacco di tempo, da quando avevo 5 anni, che ho passato sia con disegno che con la musica, fino a quando puoi abbinare tutto in una sola arte di creatività e sfruttazione. Sei un creativo. È un creativo riguardo arti di musica e disegno e mi raccomando per domani, innanzitutto sto anche in giro con un personaggio che io stesso ho creato e mi trovate in giro attraverso questa cosa che sto godendo anche di mostrarvi, perché è stato un anno di lavoro, ma ce l'ho fatta in più il più possibile. Ecco come potete trovarmi attraverso domani con questo costume qui. Siamo con Fabrizio, scuola di fumetto, vedete, in tutta Italia. E anche voi qui al Teramo Comics. Siamo al Teramo Comics, siamo da ormai 10 anni al Teramo Comics. Abbiamo fatto un paio d'anni di stop causa pandemia, però siamo un'altra volta qui. Come vanno i fumetti ai tempi del Covid? Al tempo del Covid non bene, anzi, diciamo che la differenza tra prima e dopo si è un po' sentita, però il fumettista però sta a casa, quindi il lockdown non l'ha sentito per niente. Insomma. Può lavorare? Può lavorare tranquillamente, c'è un problema. Teramo come risponde a questi eventi? Vedo che ci sono tante associazioni, tante persone che si interessano a questo mondo. Sì, sì, ma Teramo risponde abbastanza bene. Ma del resto Teramo Comics, se non vado errato, siamo quasi alla 30ª edizione, quindi
è sempre stato un punto di riferimento in Abruzzo sicuramente. Fumetto si è evoluto ultimamente, siamo rimasti ai vecchi stereotipi. No, anzi, no, si è evoluto tantissimo, c'è una, diciamo, un'evoluzione verso l'Oriente, quindi verso il manga che chiama tantissimo, i supereroi sono sempre più in forma. Come, diciamo, l'alimentazione si è buttata sul sushi, diciamo. Esattamente, esattamente. Tutto ok? Noi tutto bene, voi? Tutto bene, tutto bene. Vedete che qui hai creato la tua postazione, logicamente zona bar. Bisogna sempre stare vicino ai luoghi del cuore, ecco. Giustamente, Teramo Comics torna dopo 2 anni, tanta gente, una manifestazione vicino al fumetto, a tutto quello che è il manga, tutto quello. Allora, noi siamo contenti perché finalmente dopo 2 anni ritorna la Fiera del Fumetto gratuita in Italia, torna qui all'Università degli Studi di Teramo con il coinvolgimento ovviamente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e della Radio. Tantissima gente, soprattutto nella giornata di ieri, venerdì, che di solito è quella meno frequentata, e quindi ci aspettiamo una 3 giorni davvero ricca di persone che ci vengono a trovare, di eventi, di iniziative, tutte legate al mondo del fumetto. Siamo molto molto contenti. Ragazzi, siamo a Teramo, Teramo Comics che torna dopo 2 anni e voi state giocando. Sì. Che gioco è questo? Io sono un po' ignorante in materia. Si chiama Plucky Penguins. Di pinguini? Sì, è una battle royale in cui lo scopo è uccidere i pinguini degli avversari. Malissimo. Però loro due sono ancora in gara. Ora siamo ancora in gara. Speriamo almeno di sopravvivere. Un pesce lì su un pinguino. Sì, i pesci permettono di attivare alcuni effetti e quindi per ora stiamo andando abbastanza bene grazie a questi. Tu sei, diciamo, l'anello rosa di questo gioco, no? Diciamo. Come te la stai cavando? Per ora sono sopravvissuta, quindi bene. Mm. Perché in questo gioco diciamo che si muore molto facilmente. È crudele, mi stai dicendo. Molto. Quindi, poveri pinguini. Esatto. Vabbè, comunque Teramo Comics torna dopo 2 anni. Io sono fierissima di questo Teramo Comics di quest'anno, anche se è un po' più piccolino rispetto agli altri anni. Speriamo che si possa rivalere come era un tempo e speriamo che si possa ingrandire. Che cosa stai preparando? Qua allora, vedo... questo gioco si chiama Azul, è un gioco astratto che prende ispirazione dal Sudoku. Bisogna disporre le tessere di vari colori cercando di non ripetere nella stessa riga, nella stessa colonna, il motivo della tesserina. Quindi si gioca in obliquo. Gioca in obliquo, esatto. In una maniera simile a quella del Sudoku, lo scopo è realizzare delle varie composizioni di colori e forme e poi calcolare i punti. È un gioco molto interessante, ha vinto il premio gioco dell'anno diversi anni fa, perché unisce sia capacità creative che capacità matematiche. Noi in realtà lo spingiamo molto perché è uno di quei giochi comprensibile da tutti, ma con grandi basi dietro. Quindi speriamo, diffondendo la cultura del gioco, di portare più giochi possibili come questo. Assolutamente sì, molto interessante. Teramo Comics torna dopo 2 anni, voi organizzate tornei? Noi organizziamo gioco da tavolo, gioco di ruolo. Noi siamo una società, un'associazione aquilana, senza scopo di lucro, manteniamo la nostra sede. Siamo molto lieti di collaborare col Teramo Comics, questo è il primo anno che collaboriamo ufficialmente, speriamo di collaborare ancora perché l'organizzazione è una meraviglia, il posto è fantastico, la gente che ci viene a trovare è tutta meravigliosa e siamo felicissimi di fargli conoscere i giochi, speriamo di ripagare la loro ospitalità col nostro lavoro. Assolutamente sì. Ragazzi, buon lavoro. Ringrazio. Buon lavoro. Ciao, scusate. Ciao. Stavi nelle retrovie, però io ti osservavo. Tu fai parte di questa associazione, sì, aquilana? Sì, sì, sì. Come lo vedi questo Teramo Comics che torna dopo 2 anni? Davvero bello. Io sono stata da studentessa un anno qua a Teramo, purtroppo non sono mai riuscita a partecipare da qui proprio, anche da ospite andando. È la prima volta che vengo con l'associazione, non mi aspettavo questa affluenza, la gentilezza delle persone che non è scontata, davvero non è per niente scontata, sia degli organizzatori che di chi viene a giocare.
stato davvero bello vedere questa interazione con le persone, tra le persone. Siamo tutti molto felici. E te? Già hai partito? No, sto a fare colazione. Porchetta? No, ho preso tre mezzine. Ah, un tramezzino? È leggero. È sabato, la porchetta più tardi. Anche al Teramo Comex, il teramano non perde l'abitudine di porchette e birra. Ma mangia il tramezzino, ma più tardi sicuramente. Più tardi sicuramente. Perché la porchetta c'era, noi l'abbiamo vista, ma la porchetta c'era, c'è ancora. La porchetta? No, più tardi. Ma... sabato. Pronta la Fenì, no? No, te la lascio. Siamo con, come vedete, Alcina Dimitrescu, buongiorno. Buongiorno. Direttamente da Resident Evil. Da Resident Evil 8, sì. Ti vedo un bianco fantastico. Grazie, sì. Questo vestito è stupendo, fa parte del personaggio che l'ho scelto non soltanto per la bellezza che ha nel gioco, ma anche perché esteticamente mi piaceva molto, insomma. E anche tu al Teramo Comics? Sì, sono dal Teramo Comics, che in realtà ci vengo da parecchi anni perché sono molto affezionata a questa fiera, quindi sì, ho voluto portare questo cosplay. Manca da 2 anni, quest'anno torna. Sì, infatti siamo stati molto contenti di vederla tornare finalmente. Campato ai giochetti di quell'idiota di mio fratello. Vediamo che cos'hai di tanto speciale. Sì, ma... Non ti mette problemi, quindi non la fa. Teramo Comics torna dopo 2 anni. Torna dopo 2 anni e riprende, pare che riprenda anche bene. La risposta di pubblico c'è stata, questo è il secondo giorno, domani dovrebbe essere il boom con la gara cosplay attesa un po' da tutti, abbiamo espositori da tutta Italia, il pubblico arriva, siamo contenti, siamo alla 28esima edizione e continuiamo a crescere. Assolutamente sì, vediamo in mezzo alle persone anche diversi travestimenti, ma dopo li andiamo a intervistare, ancora abbiamo intercettato un paio, però c'è gente che ci tiene proprio davvero. Eh sì, il mondo del cosplay probabilmente a Teramo è arrivato da poco, è arrivato grazie a Teramo Comics, in realtà è una realtà vera delle grandi fiere, del Romix, di Lucca Comics, del Comic Con di Napoli. E siamo contenti, questo devo dire che con questa, diciamo dal rinnovamento di Teramo Comics negli ultimi 6 anni abbiamo scoperto che esiste questo interesse anche nella nostra regione e difatti quest'anno abbiamo come ospiti alcune cosplayer di livello nazionale alle quali abbiamo dedicato un'area apposita che è sul fondo della fiera, che ci porteranno anche le loro esperienze su come creare un costume, come interpretare il personaggio, eccetera. È un mondo che piace. Non è solo un gioco, è proprio una passione che la gente riporta proprio su se stessa. Esatto, cioè è un hobby che abbiamo scoperto essere comune a un sacco di persone. Come era, diciamo, il collezionismo dei fumetti, abbiamo scoperto che esiste il cosplaying serio fatto anche da professionisti che vengono pagati fior di migliaia di dollari negli Stati Uniti. Ora scusa, non è che potresti indossare l'equipaggiamento da roba? Volendo sì, ma un pochettino piccolo, perché questo qua mi sembra che fino a 7-8 anni, quindi se torno indietro nel tempo molto volentieri. Sono al Teramo Comics anche bancarelle con giochi d'epoca. Sì, io sono specializzato in giochi vintage, quindi ogni anno per me è un grande divertimento venire qua, mi piace tantissimo. Diciamo che è un gioco di nicchia, cioè io ad esempio lo ricordavo, però non è che quando l'ho visto... Che anno è questo qua? Ma questo qua è un costume Robocop, penso intorno 84-85, quindi gli stessi anni di Master of the Universe, che ho appena venduto, cioè un gioco di Master of the Universe, quelli mitici anni 80, insomma. Ma all'incirca il prezzo di uno di questi giochi a quanto si... Allora, questo qui, diciamo, essendo un costume di carnevale, quindi un po' meno di...
di nicchia viene intorno ai 40 euro, però un gioco completo di Master of the Universe anche oltre 100-150 euro, perché sono molto molto rari. Diciamo che c'è la rivalutazione anche sui giochi vintage. I giochi vintage oggi vanno tantissimo, anche perché sono quasi introvabili. Giustamente, che il gioco, ricordiamo, va in perdizione. Oltre che uno ha giocato, si butta, e quindi... Invece qua l'abbiamo mantenuto integro. Va bene, Ore, è stato un piacere rivederti. Altrettanto, ciao. Siamo ospiti da Erika. Io mi chiamo effettivamente Erika, e anche, diciamo, un capopalestra dei Pokémon si chiama Erika, quindi ho ripreso il nome. Quindi tu praticamente crei card, cioè oppure disegni sulle card, giusto? Esatto, io prendo la carta originale dei Pokémon e su di essa realizzo un full artwork, cioè riprendo il paesaggio originale e cerco di riprodurlo su tutta la carta. Per esempio abbiamo questo Squirtle qua, che in un fondale marino, cerco di riprodurlo. Hai, diciamo, reinventato, diciamo, l'arte su una card, diciamo, tradizionale. Sì, arte è sempre un parolone per me, più una forma di artigianato, perché ci vuole tanta... Vabbè, no? Tanta creatività, sì, tanta, sì, diciamo, fantasia, sì, tanta voglia di fare, sì, di creare, di stare sul pezzo, si può dire? Esatto, ci si prova. Vediamo la sua pagina Instagram, che sì, vi segnaliamo, ospiti di Erika. Sì. E anche qui in fiera, in giornata, sto cercando di fare lavori su commissione, cioè i ragazzi passano, mi portano le loro carte e le dipingo qui anche dal vivo, così possono vedere dall'inizio alla fine come diventerà la loro carta. Ti posso dare un'idea? Prego. Si potrebbe provare anche sulle fotografie. Certo, sarebbe molto bello, come no? Con dei visi, diciamo, umani, ricreare dei paesaggi fantasiosi. Perché no? Visto, ti ho dato un'idea. È una bellissima idea. Vabbè. Grazie a voi, ragazzi, buon lavoro. E allora tu dillo, Stellino.